giovedì 4 marzo, buongiorno a tutti. Continua il bel tempo alla Maddalena con sole splendente e con le temperature massime intorno ai 15 gradi. La minima è di 8 gradi e la pressione al suolo è di 1025 millibar. I venti sono deboli e provengono da sud-ovest, libeccio. Il mare, sulle bocche di Bonifacio, è calmo. E sono ore di grande attesa per la determinazione da parte delle autorità sanitarie sulle sorti dell'isola di La Maddalena, attualmente dichiarata in zona rossa. Stando ai dati rilevati dal recente screening di massa, per il momento ancora non è stata paventata alcuna possibilità di ripristinare la nostra isola, l'ormai consolidata zona bianca dell'isola madre. Si attende con grande fiducia. La Sardegna è ultima per la somministrazione dei vaccini, la Fondazione Gimbe afferma. Meno casi in Sardegna, ma preoccupa il Sassarese. Nonostante gli annunci e le indicazioni rese note dalla Regione Sardegna per la campagna vaccinale anti-Covid, la somministrazione dei vaccini stenta a decollare. Infatti, la prima contestazione che scatena caos e polemiche è proprio il sistema scelto dalla Regione per contattare gli anziani al fine di invitarli ad aderire alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Un SMS inviato sul telefonino con un link per accedere alla piattaforma su cui registrarsi e poi attendere la chiamata da parte del CUP con l'indicazione dell'appuntamento per la somministrazione. Le critiche arrivano soprattutto dall'opposizione consigliare regionale e fanno riferimento al fatto che molti ultraottantenni non abbiano ampia dimestichezza con gli smartphone o altri sistemi informatici. Oggi quindi la Sardegna, secondo il report del governo, è l'ultima regione in Italia per l'inoculazione delle dosi sulla base di quelle consegnate dalla struttura commissariale. Il 58%, ossia 95.985 vaccini fatti su 163.380 dosi arrivate. Ma non è l'unica nota dolente della campagna vaccinale. La Fondazione Gimbe rileva che in Sardegna gli over 80 che hanno effettuato il ciclo completo di vaccinazione sono solo lo 0,3%, ultima tra le regioni italiane, mentre la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'1,87%. Peggio solo l'Abruzzo e l'Umbria rispettivamente con l'1,84 e l'1,72. Inoltre, afferma la Fondazione Gimbe, risale di circa un punto percentuale dall'1,2% della settimana precedente al 2,3% del periodo tra il 24 febbraio e il 2 marzo, la variazione percentuale dei casi Covid in Sardegna. Ed è soprattutto la provincia di Sassari, dove tre comuni sono in lockdown per la scoperta di diversi casi di variante inglese, La Maddalena, San Teodoro e Bono, quest'ultima in cui si registra una variazione dei nuovi casi superiore al 20% rispetto alla rilevazione precedente. Nell'isola però continua il calo degli attualmente positivi per 100.000 abitanti e va sempre meglio negli ospedali con la riduzione della pressione di pazienti Covid nei reparti in area medica e in terapia intensiva. Nel frattempo si apprende che l'Agenzia Europea del Farmaco ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik V. Ad annunciarlo in una nota è proprio la stessa agenzia. La valutazione arriva dopo il pressing di 27 capi di Stato e di governo europei ad accelerare su via libera produzione e distribuzione degli immunizzanti di fronte all'incalzare dell'emergenza mutazioni e alle forniture che arrivano a singhiozzo. Nel comunicato l'EMA specifica che a presentare domanda per l'UE è stata la filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R-Pharm. La decisione di avviare la revisione in tempo reale, prosegue l'EMA, si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici sugli adulti. Dopo l'approvazione da parte dell'EMA del vaccino Sputnik V contro il Covid, saremo pronti a fornire vaccini per 50 milioni di europei a partire da giugno 2021. Questo è quanto dichiarato dal capo del fondo russo per gli investimenti diretti in una nota dell'ente ripresa dall'agenzia Interfax. E con il virus che continua a correre e le varianti del Covid sempre più diffuse in tutto il paese, l'Italia si avvia verso nuove restrizioni.
Già da domani venerdì, infatti, con i dati del nuovo monitoraggio, la maggior parte delle regioni sarà in zona arancione o rossa. Più della metà degli italiani dovranno dunque fare nuovamente i conti con negozi chiusi, spostamenti limitati all'interno del proprio comune o vietati, milioni di bambini e studenti dall'asilo alle superiori in didattica a distanza. Da lunedì perciò, come annunciato dal governatore Solinas, in Sardegna scatteranno controlli e regole anti-Covid. Si potrà accedere solo con il vaccino o con un certificato che attesti la negatività al virus fatto almeno nelle 24 ore prima dell'imbarco. Una buona notizia per chi viaggia. Da ieri sono in vendita online i biglietti aerei con Alitalia da e per la Sardegna fino al 28 ottobre prossimo. Il governo infatti ha prorogato i contratti con Alitalia per le tratte aeree da e per la Sardegna in regime di continuità territoriale. Concludiamo con il meteo. Attenzione al maltempo, perché nel weekend peggiora anche sulla Sardegna. Aria più fredda da sabato 6, che oltre a far calare le temperature provocherà un deciso aumento della nuvolosità al nord e al centro, con precipitazioni che interesseranno velocemente il nord-est e poi maggiormente il nord-ovest, con nevicate sopra i 600 e gli 800 metri. Domenica 7 marzo però il tempo migliorerà un po' ovunque, ma entro la sera un vortice ciclone dalla Tunisia salirà verso la Sardegna, dove il tempo tenderà a peggiorare. Da lunedì 8 marzo, infine, il vortice piloterà una perturbazione che interesserà con piogge anche temporali il centro-sud e sulla Sardegna. Inizierà poi una fase meteorologica caratterizzata da correnti oceaniche a tratti instabili che causeranno un tempo perturbato sul nord Italia, dove non mancheranno le nevicate. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione, vi rimandiamo ai nostri aggiornamenti sulle pagine di guardiavecchia.net. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò anni la nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. Adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.